La vita ci mette sempre alla prova. Per questo vogliamo aiutarvi con alcuni trucchi in caso di emergenza con i vostri vestiti. Cavolo, sto morendo di fame. Ups, quasi dimenticavo. Ma non c'è un cestino della spazzatura qui? Ah, la metto qui mentre mangio. Ok, adesso inauguriamo il panino. Santo cielo, che buono! Ti dispiace se mi unisco a te, Kev? Oh no, Bella andrà fuori di testa. Ti sei seduta su qualcosa, Bella? Cosa? Beh, che cos'è? Forse non se ne accorgerà. Chi lascerebbe lì una gomma? È completamente appiccicata. Scusa, Bella. Ehi, posso avere un cubetto di ghiaccio? Torno subito. Se ti siedi su una gomma da masticare come questa, mettici sopra un cubetto di ghiaccio. Aspetta e lascialo agire. Alla fine potrai staccarla facilmente. Come nuova? Ehi, la gomma è completamente andata! Adesso sì che è pulito. Questa volta ti sei salvato, Kev. Vuoi l'altro mio hamburger? È Mike! Vuole incontrarmi dopo la lezione? È meglio che mi ritocchi un attimo. Perfetto. Forse mi chiederà di uscire. No! Stupide sedie di plastica, adesso che cosa faccio? Sapevo che avrei dovuto comprare un paio extra. Aspetta un attimo. Lo smalto trasparente può risolvere il problema. Mettilo direttamente sullo strappo così che non si romperà ancora di più. Ci è mancato poco? Non preoccuparti, Mike, sto venendo a prenderti. Sono esausto. Sogni di diventare una rockstar? Perché mi fissano tutti? Oh, credo di aver fatto un bel casino. Non c'è modo di recuperare. Stupida cerniera. Queste catene potrebbero aiutare? Questo anellino potrebbe funzionare. Se la tua zip non sta su, attaccala ad un portachiavi come questo. Tirala su, agganciala al bottone e bam! Sei pronto a partire! Pronto per il tuo bis, Kevin? Certo! Vai a spaccare, ragazzo! Grazie! Ah, che sogno fantastico! Odio prendere il caffè con Bella. Finisce sempre per parlare per ore. E non posso mai dire la mia. O bere un sorso di caffè. Allora mi sono detta perché dovrei ordinare due camicie se hanno esattamente lo stesso colore. Pazzesco, eh? Cavolo, il laccio della mia felpa! Posso riaverlo, per favore? E adesso come lo rimetto a posto? Oh sì! Questa cannuccia è la risposta alle mie preghiere. Mi servirà anche questo. Adesso spingi la cordicina fino in fondo. Infila la cannuccia attraverso il buco e guidala fino all'altra parte. Ecco fatto! Togli la cannuccia e hai fatto. E quindi ho detto allora chiamo mia madre. Ehi, dov'è la mia cannuccia? Guarda un uccello! Oh! Comunque, dov'ero rimasta? Wow, c'è qualcosa di strano.
Questo reggiseno si è ristretto o cosa? Oh, che cos'è? C'è qualcosa che mi sta bucando. Ah, non riesco a trovare una posizione giusta. Sei tu il colpevole? Già. Questi ferretti fanno davvero male. C'è qualcosa che potrebbe aiutarmi? Un cerotto? Forse, vediamo. Allora, prima dovrò togliermi questo strazio. Ah, ecco qui. Se il tuo reggiseno ha un ferretto scoperto, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta tagliare un cerotto a forma di rettangolo e staccare poi la parte posteriore. Attaccalo sulla parte fastidiosa coprendo bene il ferretto, così non ti darà più fastidio. Riproviamoci, ok? Ah, che sollievo! Quando acquistiamo un paio di scarpe nuove, spesso ci dimentichiamo che le dovremmo ammorbidire un po'. Il retro del tallone è la parte peggiore. Ancora un'ora di questa tortura. Oh, cavolo! I miei piedi non meritano questo. Si sentono così maltrattati. Ok, continuiamo. Odio queste stupide scarpe! Toglietemele di dosso! È anche peggio di quanto pensassi. Tutto a causa di queste stupide cose. Forza, allargatevi! Aspetta, ripensandoci. Ah, finalmente ho raggiunto lo zen. Non per molto. C'è mancato poco. A Bella non mancheranno questi calzini, giusto? E adesso allarghiamo queste scarpe. Cominciate col mettere dei calzini morbidi come questi e poi mettetevi le scarpe. Ora direzionate il phon verso l'esterno in questo modo. E quando vi toglierete i calzini, le scarpe saranno più larghe. Tutto sommato sono contento di averle comprate. Che giornata! Pensi che questi consigli possano tirarti fuori dai guai? Assicurati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti alla pagina YouTube di 1-2-3-GO per non perdere mai i nostri incredibili video.